E siamo giunti nuovamente sul mio canale YouTube con una nuova potentissima degustazione del potente degustatore trash che noi tutti ormai conosciamo e abbiamo imparato a conoscere. Prima di cominciare, tempestate di like questo video, mi raccomando, il gesto deve essere sempre segomante perché il like va messo in questo modo, altrimenti non è like. Iscrivetevi a questo canale YouTube se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina, mi raccomando, per non perdervi nessun video. Il mio Instagram ve lo impiallo possentemente nel vostro apparato rettale qua sotto, venitemi tutti a stalkerare anche su Instagram. Tutti i miei link sono in descrizione come sempre, mi raccomando andategli a dare un'occhiata. E accingiamoci a visionare questo bellissimo video dal titolo Ragazzo beve bubble tea al cocco. Strogi! Grande, grandissimo, sembra un saluto da militare. Strogi! Oggi farò una potente degustazione di bubble tea al cocco. Vai, degusta il bubble tea al cocco! Grandissimo! Te l'ho subito presentato perché ho molto da dire su questo tubo molto grosso e lungo. Guardate la conformazione di quel bicchiere. Molto grosso e lungo. Guardate che bello, con quegli ornamenti floreali. Molto grosso e lungo. Sembra preso da Starbucks. E adesso andiamo a vedere il pigiama del soggetto. Veramente molto... grosso e lungo. Sbrex. Che ha quasi lo stesso colore del bicchiere. E rimanete fino alla fine del video perché alla fine vi ho messo una sorpresa, una piccola chicca, mi raccomando, Rimanete fino alla fine. Allora, io ho preso al cocco, signori, al cocco. E già qua ho un dubbio. E cosa potete vedere? Dentro è bianco. Ha detto dentro, all'interno infatti se ci fate caso sembra che ci sia del latte, ovvero latte di cocco, perché è un bubble tea al cocco, il tè con il cocco, farà un cagare nero, però tanto se lo deve bere lui quindi. Vedete, c'è il ghiaccio perché gli ho chiesto di farlo caldo. Cioè quindi c'è il ghiaccio perché gli hai chiesto di farlo caldo, e se te lo dovevano fare freddo te lo bollivano, per forza. Infatti anche sopra c'è scritto, non so se vedete, ma c'è scritto 8. Hot col ghiaccio, io ho più di un dubbio oggi. Hot col ghiaccio, perché il ghiaccio è hot. Cioè è al contrario il mondo. Il ghiaccio è caldo e quando vai in ebollizione diventa freddo. Boh, allora possiamo togliere il cuoricino. Splack. Ah, e lo possiamo inserire nella fessura, nel buco. Quindi il cuoricino va tolto dal buco e inserito nella fessura. E ricordiamoci questa frase che è il simbolo di questo video, ok? Il cuoricino va tolto dal buco ed inserito nella fessura. No, tu stai parlando di un altro tipo di fessura. Sono due fessure diverse. Non pensare male. Plof. E lo accenderemo qua per osservarlo mentre ciucciamo. Osservarlo mentre ciucciamo? Osservarlo mentre ciucciamo. Allora, stiamo parlando di cuoricino uscito dal buco e inserito nella fessura per poi ciucciarlo. Cioè, veramente, siamo arrivati nel soft porn. Cioè, sta peggiorando. Ripeto che sta peggiorando. Ve ne state rendendo conto anche voi che sta peggiorando o no? Allora, scrivetemelo nei commenti, Scrivetemelo nei commenti. Non sono solo io che me ne sono reso conto. Il liquido bianco. Abbiamo aggiunto anche il liquido bianco al discorso, Quindi lui deve ciucciare il liquido bianco. Annuncio, ma io voglio provare a fare quelle robe che tipo fanno volare via il coperchietto, prima. Cioè tipo soffiare, cioè. Non funziona. Peccato. Raga, guardate che sorta di cannone, guardate che tubo, è veramente enorme. Ma che cazzo? Ma dai, ma c'ha una cannuccia che è quando un tubo di 100 dell'acqua, quell'arancione che si usa per fare le tubazioni delle case, e in più toglie il cuoricino dal buco, lo mette nella fessura per ciucciare, diciamo, bere il liquido bianco. Dai, ma che cazzo? Ma che video è?
Non mi aspetto niente. Cioè, allora. 60 minaute, Allora. 200 km, 2. Secondo me sa di tipo latte al cocco, perché sicuramente c'entra un po' col latte. Ma grazie al cazzo, cioè, secondo lui sa di latte a cocco. È un bubble tea al cocco. Se fai uno più uno uguale due, cioè, e si parla di cocco, è normale che sa di cocco, no? Cioè, è strano se prendi il cocco e ti sa di fragola. Lì c'è qualcosa che non va perché sicuramente è scaduto. Un'altra cosa che mi sono dimenticato, ah sì, praticamente voi qua avete un buco per mettere la cannuccia, però con questo coso voi potete bere senza le palle. Per mettere la cannuccia, ma con quel coso lì, con quell'altro buco lì, possiamo bere senza le palle. Ma che cazzo dici? Ma che vuol dire? Le palle che Che mi sono cadute per terra in questo momento e che non trovo più. Ma a fine video poi le cerco perché mi sono cadute purtroppo e non so dove sono andate a finire. signori, l'ho presa. Dopo vi dico come l'ho presa. E quindi, raga, il primo hashtag di questo video è hashtag ha preso le palle. Non si sa dove le ha prese, però le ha prese, ok? Quindi mi raccomando, scrivetemi tutti nei commenti hashtag ha preso le palle, perché dopo ci dirà dove le ha prese, eh? E spero che non le abbia prese dove sto pensando io, perché non voglio pensare male. Assaggiamo. Madò. Cos'è sta roba? Mi sa che è un bubble tea al cocco. Cioè, non vorrei sbagliare, ma è un bubble tea al cocco. Allora, sa di tè verde, non so perché sia bianco in effetti. Ho sentito. Fammi indovinare, sa di tè perché è un bubble tea? E adesso senti anche il cocco, eh? Un pezzetto di cocco, eh. Grande, sono un genio! Cioè, non è che ci voleva tanto, è bubble tea al cocco, voglio dire. Non è difficile capirlo, voglio dire, Attenzione. Allora, sa tipo di tè con qualche pezzo di cocco dentro. quindi del tè con qualche pezzo di cacca di cocco dentro. Abbiamo indovinato tutti, raga. Come abbiamo fatto a indovinare che sa di tè e di cocco? Com'è possibile? Cioè, è bubble tea, voglio dire, è pazzesca sta cosa. Abbiamo indovinato tutti, siamo dei geni. Paura, qua sono le palline, le palline. L'ho preso al Kim. Quindi le palline, che sarebbero diciamo le bolle del bubble, che sono all'interno del tea al cocco, le ha prese al kiwi. Una combinazione veramente di merda, grande. Chiudi perché non sapevo bene cosa dire, ero emozionato perché la prima volta che prendevo questo bubble tea e ho visto il primo gusto che ho visto e ho preso il primo gusto che ho visto, ovvero kiwi. Certo, perché se c'erano delle palle di merda prendeva quelle, ovviamente. No, il primo gusto che vedo, così a random. Tra l'altro è la prima volta, guarda qua, ma è verde, chiaro verde, guarda qua che carino. Ma se sono a kiwi è normale che sono chiaro verde, cioè, che poi sarebbe verde chiaro, chiaro verde, al contrario. Raga, il mondo è al contrario, veramente al contrario il mondo, eh. È la prima volta che l'assaggio al kiwi, vediamo la loro consistenza. Sono palline di gelatina, questa è la consistenza. Guardate come si concentra, quello sguardo sembra che sta cagando, è vero o no, raga? Guardate. Fantastico, veramente un amore, fantastico, fantastico. Attenzione, peloso. Ma come fa ad essere peloso quella palla? A voi risulta che le palline del Bubble Tea siano per... Ma che palline ci hai fatto mettere là dentro? Ho preso 5 di tipo 4. È strano, onestamente. Allora, me l'aspettavo tipo più aspre, cioè come il kiwi, che il kiwi non so, non lo so, ma a me fa cacca, cioè non mi piace il kiwi. Cioè questo è tipo dolce, ma il kiwi dolce
È tipo una roba strana, perché è sempre stato tipo asprissimo. Pazzesco. Comunque sa di tè con palle al kiwi, ma non si sente il cocco. Ho un dubbio. Ora, dato che Abbiamo un dubbio, raga, abbiamo un dubbio e andiamo ad aprire la confezione. la confezione è tipo di carta, non si vede, andrò a prendere il mio bicchiere della degustazione. Era dietro di me, potevo non mettere in pausa. Vabbè. Vediamo la... Guarda, ma che carino, cioè... Sì, ma sistema la telecamera, cioè l'hai spostata tutta a destra. Metti la centrale per cortesia, se no non vediamo niente. Aspetta che mi state un attimo. Volete fare un pisolo? Dopo. Cioè, dall'alto è carino, onestamente, col ghiaccio che non ci dovrebbe essere, perché l'ho presa calda io. Me l'ha pure chiesto Felice. Ah, ciao! Come la vuoi? Fredda o calda? Cioè, quello che gli ha venduto il double T era più esaltato di lui. Cioè... Fredda grazie, vabbè. Calda grazie, va bene, te la faccio fredda. Sono rimasto male. Ma poi, assaggiandola, io ho pure sentito che era... un plof incredibile. Cioè, sotto era calda, quindi secondo me lui l'ha fatta calda e poi ci ha messo il ghiaccio sopra. Non ha capito. Ora la verserò nel bicchiere. Sapete perché il bicchiere? Perché il tizio che me l'ha servita era cinese. No, no, aspetta, questo è il razzismo contro i bicchieri, non si fa, non si fa, Sai te sta roba? Oddio. Ma ha proprio... Cioè, sembra latte da lontano. Sembra latte, ma non è, serve a darti l'allegria! Sembra latte, ma non è, raga, non è. Latte con ghiaccio dentro, paura, terrone, cioè terrore, terrone, però sa di latte, madonna, io mi aspettavo qualcosa di molto coccoso, molto, anche lattoso, perché latte cacà, latte e conco, onestamente, ci sta bene, alle palline, madonna, come faccio, che tanto. Ma che cazzo fai? Ma che... Cioè, raga, ha soffiato nella cannuccia tipo Cerbottana. Per... ha fatto uscire tutto il latte biancastro dal bicchiere. Raga, rivediamolo perché è bellissimo, però a rallentatore, perché ci gustiamo meglio quel bubble tea al cocco che fuoriesce dal bicchiere, a spruzzo. E quindi, raga, il secondo hashtag di questo video è hashtag è uscito a spruzzo. Mi raccomando, scrivetemi tutti nei commenti hashtag uscito a spruzzo, perché vado a controllare, grandissimi. Madonna! Assaggiamo con le palle. Ma non si vedono neanche da sotto. Cioè sì, sotto sì, più o meno. Però dai lati, no. Allora, sembra tipo il latte con noci. Perché il ghiaccio, là, quel vetro alla quale assomiglia un po' al marrone. No, questa è una supercazzo. È palesemente una supercazzo, raga, tipo Sfartanio, Portanzini, Infani, no? È quello, per quello è, perché gira a destra. Come le noci. No, i ghiaccetti sono bellissimi. I ghiaccetti bubble tea, non so se li avete presi molte volte, però sono strani perché sono tipo scatolette di ghiaccio. Beh, so, è praticamente so, è, allora intanto è ghiaccio cubico. Cioè, così lo devi, il ghiaccio cubico. È inutile che ci fai tutti i giri di parole che alla fine non si capisce un cazzo. Guarda qua, vedete?
Questo non è proprio una scatolina, è tipo. No, quello più che una scatolina è un comodino, si vede perché ci sono anche gli oggetti sopra appoggiati. Scavato dentro. Raga, il terzo hashtag di questo video è praticamente il riassunto sia del ghiaccio del Bubble Tea sia del maestro, del grandissimo maestro Trash, ovvero hashtag scavato dentro. Scavato dentro. Perché sia il ghiaccio sia il maestro sono hashtag scavati dentro. Quindi mi raccomando, raga, scrivetemi tutti nei commenti anche questo terzo hashtag, ovvero hashtag scavato dentro. Perché vado a controllare, li leggo tutti i commenti, mi raccomando. Che ha scavato dentro. Però il voto per questo volti onestamente non mi aspettavo sapesse di te. Cioè, non si aspettava che sapeva di te e sta parlando di un bubble tea e non si aspettava che sapesse di te. Ma dove minchia vi? Ma dove? Vabbè, si aspettava che sapeva di latte di cocco più che di te. Ma non si sarebbe chiamato Bubble Tea, scusami, si sarebbe chiamato semplicemente latte di cocco. 6 meno, perché il meno per le aspettative corrotte retrogusto strano di cocco. Beh, su un prossimo video, buona notte. No, madonna. Non ne fa una giusta! Fino alla fine deve combinare guai! Cioè, fino alla fine doveva fare un danno perché altrimenti non era contento. E adesso, raga, vi lascio alla chicca, ovvero il dietro le quinte, un fuori onda registrato dopo che ha finito di registrare questo video. Eccovi il dietro le quinte finale. Allora, qua ci sono un po' di palle verdi che degusterò più tardi. Ora possiamo procedere con le. Con puliamo il tavolo. Una roba indegustabile. Madonna! Oh, è freddissimo! Madonna! Una roba indegustabile. Piselli? Sì, sono verdi come piselli. Ora si è posto davanti a me un timer, come si chiama? Un limite di tempo, perché tra 2 minuti arriva mia madre. Iniziamo a pulire. Sta facendo movimenti strani. Non so se si sta per addormentare o è do o se no. Ah! Pump up the volume.